Pietro Mancuso, quando rappresenta le sue figure, le colloca sempre in ambienti all'aperto, ama molto la linea, la geometria, quindi le azioni avvengono sulle piazze. La piazza generalmente è composta da scacchiere, quindi è ancora la figura geometrica che predomina, e le architetture che costituiscono gli sfondi di questi soggetti sono costruite con elementarietà, semplicità, linearità, ma soprattutto sono metafisiche, quindi sono irreali, come del resto sono i soggetti che lui rappresenta e che colloca in questi luoghi. Anche quando rappresenta il paesaggio e cerca di trasferire nel suo dipinto la realtà del paesaggio che ha intorno, riesce a ricostruirlo rendendolo proprio metafisico, andando cioè al di là della realtà. Tra gli argomenti che lui predilige è la rappresentazione di Venezia proprio come città eterna, immagine onirica in un certo senso, viene colta da Pietro Mancuso in un modo singolare, e comunque Piazza San Marco, le architetture, le calli, i canali, i ponti assumono un carattere assolutamente irreale. Sembra quasi che abbia avuto la possibilità di viaggiare con il pensiero, ma soprattutto con il sogno, in ambienti che vanno oltre il naturale e che quindi vengono colti anche nella rappresentazione storica di una città come Venezia in un modo singolare. Per quanto riguarda la rappresentazione della figura umana, dobbiamo sottolineare il fatto che Mancuso ama molto la mitologia, e quindi molto spesso le sue donne oppure le sue figure, i suoi animali vivono in un mondo assolutamente irreale, tant'è vero che la figura viene composta assemblando molti elementi, e in questa costruzione è proprio il centauro l'espressione che gli interessa di più. Se volessimo riflettere sul fatto che De Chirico possa essere stato il suo grande maestro, dovremmo insistere nel pensare Pietro Mancuso come un rivisitatore dei contenuti che per quest'altro artista italiano sono stati fondamentali. La donna è un altro protagonista in Mancuso, sembra quasi un sogno che ripercorre con molta insistenza, e la donna che Mancuso vede è una donna assolutamente mitica. Per altro verso, il cavallo è un altro grande protagonista nella sua rappresentazione, e mettere insieme tutti questi elementi permette a Mancuso di costruire una scena in cui la ricchezza delle figure riescono a riempire uno spazio il cui sfondo è costituito proprio da architetture, e comunque la scena è decisamente metafisica. Per Mancuso la rappresentazione della figura è una derivazione diretta di quello che può essere un sogno. Sembra quasi che Mancuso sogni ad occhi aperti, perché questo passaggio tra il sonno e la veglia è un elemento che lo caratterizza, e lui sa cogliere e ricordare le figure e le rappresentazioni che del sogno sono state fondamentali. Per questo, quando rappresenta le sue donne, i suoi cavalli, le sue figure mitiche, dobbiamo dire che il suo sia un sogno dirompente, qualche cosa che continua ad essere l'espressione dei contenuti dei suoi dipinti.